And alone you'll go tonight. Take it out of sight. Ciao a tutti, in questo video voglio fare una sorta di haul review di alcuni prodotti che ho preso dal sito Fräulein 38 e ve li voglio far vedere. Io sono andata su quel sito perché stavo cercando una palette di blush carina, che non costasse troppo e che fosse valida. Ho guardato sul sito della Zoeva, però non c'era niente che mi convincesse, che c'erano le palettine, quelle un po' più piccole, e però avevano solo quelli, quindi io ne volevo di più e sono andata sul sito della Fräulein e sono rimasta molto sorpresa, innanzitutto per le spese di spedizione, che mi pare che siano circa 2-3 euro, e poi per i prodotti, perché sono molto contenta della qualità che hanno. Poi mi è arrivato il tutto nel giro di veramente pochissimo tempo e quindi sono contentissima e voglio farvi vedere le cosine. Iniziamo dalla palette, che è stata questa che mi ha portata sul sito, ed è una palette di blush. Sono, se non sbaglio, 28 blush, mi sembra. La palette si presenta così ed è la stessa misura della 88 colori, e questi sono i blush. Sono veramente veramente belli. Io ora indosso questo qui, che è un aranciato praticamente, però sono dei colori veramente modulabili, quindi li trovo veramente belli. Ci sono alcuni che sono molto shimmer, per esempio questo che ho usato io oggi, altri che sono completamente matte, come questo anche matte. E questo bellissimo viola è molto molto satinato. Insomma, ci sono diversi colori per tutte le carnagioni, per tutti i giochi di colore. È bello, a me piace tantissimo cambiare blush, non uso sempre lo stesso. Credo che il blush sia importantissimo nel make up, perché dà una luce speciale al viso, dà colore, dà all'incarnato una luce speciale, appunto. E questa palettina io ve la consiglio, poi vi metto in una nuvoletta i prezzi dei prodottini. Cos'altro ho preso? Ho preso questo mascara qui nero per provarlo. È un mascara che costa veramente poco per la qualità che ha, dovrebbe fare volume e lo fa, e quindi veramente un buon prodotto. Questo è lo scovolino, che a guardarlo non direste mai che è un buon prodotto, perché almeno a me gli scovolini più lunghetti non mi fanno pensare a molto volume, e invece questo qui è veramente veramente valido, fa un bel volume, come qualità è pari al mascara di Elf della linea Studio, veramente buono, ve lo consiglio. Poi ho preso questa cintura qui per capelli, che ora avrà un po' di polveri. È veramente veramente comodissima, poi potete metterci anche i pennelli dentro, vi ecco pelle, ed è per il prezzo che è molto molto valida, perché io stavo girando un po' internet per cercare una cintura che non fosse plasticosa, che non fosse una cosa di bassa qualità. Ero indecisa, volevo prendere quella della Elf, però non era disponibile e a me serviva presto. Ho guardato il sito della Sigma, stavo per prendere quella, però ho detto giro un po' magari internet e cerco qualcos'altro, e visto che prendevo la palette dal loro sito, ho detto guardiamo se c'è, e c'era. Sono rimasta veramente contentissima con questo acquisto. Poi è da cintura regolabile, quindi stupenda. Poi un'altra cosa sono questi qui, sono degli eyeliner, sono praticamente 8 eyeliner colorati, che hanno un prezzo veramente esiguo. Voi mi avete visto usare il viola nel tutorial viola e giallo, sono veramente bellissimi prodotti. Ci sono un verde, poi se volete questo vi faccio una review più dettagliata, un verde bellissimo, un verde smeraldo veramente veramente bello, un grigio argento. Comunque è un kit, se li andate a prendere li prendete tutti insieme. Penso si possano prendere anche singolarmente, ma a un prezzo così basso che è un peccato non prenderli tutti insieme. Questo qui arancione, bellissimo. È un rosa aranciato con questo qui è quello viola che ho utilizzato l'altro giorno. Questo qui è stupendo, è fucsia. Fucsia proprio shocking. Poi questo qua che è stupendo, anche questo è il blu shocking, blu elettrico, stupendo. Non so se si riesce a vedere il colore, però è veramente bellissimo, blu proprio elettrico.
questo qui che è un marroncino bronzato, un bronzato direi, e questo qui che mi piace moltissimo che è un bianco, bianco matte, completamente matte, bianco. Ok ragazze, spero che questa haul pre-review vi sia stata utile. Se avete bisogno di vedere più dettagliatamente qualcuno dei prodotti, ditemelo nei commenti o un messaggio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! You're fine.